Un saluto a tutti da Jacklon e Max, benvenuti alla diretta serata comunità su Twitch. Vi presento brevissimo i miei primi ospiti di stasera, che probabilmente saranno gli ospiti che avrò tutta la sera. E vi presento subito la. Ora, ciao ciao a tutti, siamo in una comunità di bisognosi di disintossicazione. Esatto. Esatto. Presentiamo il primo bisognoso. Io sono tornato stamattina, quindi ieri sono Grande, andato a vedere Cla. lo stadio dell'Entella, ieri tra Sì. l'altro. Bellissimo, pittoresco. Bellissimo, esatto. E non mi mancavate proprio, cioè, alcuni di voi non mi mancavano proprio. Ho scoperto sta cosa ieri. Io ti Abbandonato, mancavo, mancavo. Cla, io ti No, mancavo. no, assolutamente Jack, ti no. mancavo. Assolutamente Jack, no. ti mancavo. No, Jack, ti mancavo. 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 Jack,
ospiti. Presentiamo il primo bisognoso, che è quello meno bisognoso dei due, che è Alex. Ciao Alex, sei qui. Ciao, non sono un bisognoso, non sono l'IMSS. Sì. Ecco, presentiamo l'altro bisognoso, questo ragazzo, sapete, è stato su GTA... Ancora. Dedicato mesi, notti, insonni su GTA. Salutiamo Tizio che ne è appena uscito e ha tutto il nostro supporto. Ciao Tizio. Buonasera. Non ho supporto perché io ero neutro. Questi giocatori che si chiamano Taribo, come vabbè, facciamo come quel Taribo, abbiamo il Vamp come quel Vamp Eta, e abbiamo Bobo, il Bobone, leggenda assoluta, Dio sceso in terra praticamente. E diventeranno calciatori. Cavolo, si sente anche il volume in gioco, ma l'ho abbassato un po'. Guardatelo il Vamp con i suoi baffetti. Sei diventato family friendly, Jack. Cavolo, a differenza mia. Siamo su Twitch, grazie. Perché su sta piattaforma? Ma io veramente uso termini. Possiamo dire una cosa, su sta piattaforma non si può dire più niente. Ma facciamo una cosa, partiamo dal Bobo. Ragazzi, questo è Bobo, il giovane Bobo. Bobo V, lo chiamiamo che Bobo. Che leggenda. V, il Bobo. Bobo. Il Bobo, se chiede tuo fratello chi è Bobo, te lo dice subito. Se chiede tuo padre chi è Bobo, ti fa una statua come minimo. Per il Bobo, che Bobo, chi mira Bobo? Io devo disattivare i messaggi perché già. Ma anche a me arriva, sì, strano. Io l'avevo disattivato. Io sono contento. Il calcio è arte. Ok, c'è l'atleta. Faccio vedere, parti come mascotte. Max era il fratello più scarso. Esisteva Max Vieri? Ma cosa... sì, anche il fratello di Baggio, che si chiamava Eddie Baggio. Sì, Eddie Baggio era scarso come la miseria. Max Vieri ha giocato, credo, nel Mantova, a Modena, la stessa squadra strana. Non mi ricordo. Sì. Allora, Bobo Vieri non è Vieri, Bobo, solo Bobo, è diventato atleta. Ricordo che sono tre fratelli, si assomigliano anche fisicamente. Ok, dicevo che appunto ho deciso di fare The Sims, sia perché Red Dead Redemption 2 pesa troppo, sono 120 giga e non lo permettevo, e perché questa è una carriera che abbiamo dovuto sospendere a causa di un salvataggio perso, e quindi si rifà da zero, ma stavolta avevamo il divino Jonathan, grande giocatore dell'Inter, invece stavolta abbiamo Vieri, che comunque Vieri se lo ricordano tutti. Ovviamente abbiamo tre fenomeni. Clay è un finto interista. No, Clay è un vero interista. Viene dalla primavera dell'Inter all'inizio, quindi secondo me una l'ha fatta, non so adesso bene, ma... Ho sbagliato. Se non tipo in Coppa Italia avranno fatto giocare. Cioè. Attenzione, arrivano quelli del quartiere, adesso il benvenuto. Questa qui è la sfilata di gente, il Bobone, andrà subito a conoscere le signorine. Però comunque ci siamo. Ecco, chiunque tranne uno. Esatto. Vediamo, questo qui è il Vamp che sceglierà una carriera. Lui, il problema è che lui, il Vamp che vuole fare il calciatore, lo farà, ma non sarà un calciatore, sarà un atleta di sport. Tira! A computer. Come si chiama? Tira! Cos'è? Ma che c'hai che porta? Tira al computer, cos'è? Sace, sì. Appena è che riesci ti ho scritto un messaggio. Secondo. Non riesco a trovarlo, c'era la carriera dell'e-sport praticamente. Dovrebbe essere guru tecnologico. Jack, possiamo far entrare Leo? Sì, puoi far entrare, certo. Se non dice grazie Simone, sì. Non dice parolacce, bravo ragazzi. Io non lo conosco, spero che non sia milanista. No, non è milanista. Basta che lo sai. Ok. Forma fisica del Taribo. Attenzione, dobbiamo comprare gli attrezzi, perché come fanno ad allenarsi questi sportivi nerbruti, come direbbe. Scusa, si allenano... Con la casa, con la cucina. No. La cucina, per cucina. Carità, ho già paura, ma andare a in cucina prende fuoco tutto. Bel paese, Louisiana. La Louisiana.
signori. Okay, grazie Simone, buona cena. Sai che mi ci trovi poi qua, se vuoi ci trovi poi qua. Ciao Simone. Ciao, ah, Simone. Poi anche io tra un po' mi assento per la mangiare. Ma, certo, ma guarda sto sce. Scellerato. Scellerato. Torno subito. Torno subito. Scellerato. Salutiamo tutti gli scellerati. Salutiamo. Sì, scellerato. Ah, Bobo è materialista, quindi lui gloria a ogni volta. Bellissimo. È capitalista. No, capitalista, materialista. Lui ama roba nuova, esatto. Guarda, t'arrivo con le treccette e verdi. È meglio qua che la volta scorsa. A t'arrivo non ce la fa neanche a correre, poraggio. Bada Bobo. Era più interessato a conoscere le signorine Bobo, bisogna ammetterlo, però. Però, correrà. E invece il nostro caro amico, il Vamp, deve diventare un calciatore. Il Vamp. FIFA, deve giocare a FIFA. E lui diventerà un calciatore giocando a FIFA. Non ovviamente su roba seria, cioè diventa il pro di FIFA praticamente. Sì, lui praticamente dice: ma io sono un grande calciatore, ma sei, ma come? Ma nei videogiochi, ok, classico. Ma io sono bravo a segnare nei videogiochi. Giusto così. E infatti sta facendo il suo lavoro, quello di videogiocare, mentre gli altri per salire in carriera devono allenarsi. E peccato che vediamo che Bobo non ce la fa, poraccio Bobo. Ce la fa Bobo, eh. Tarimo guarda il cellulare, Tarimo guarda il cellulare. Avrai follower su Instagram, Tarimo. Sì, c'è la possibilità, c'è Instagram, c'è Instagram qui nel gioco. Veramente? Certo, c'è Instagram, ti puoi fare i follower. Bellissimo. Ma cioè adesso guarda, bellissimo. Facciamo il Bobo virtuale e facciamo fare una nuova storia su Instagram, giusto? Ripeto, storia è, ho bruciato una nuova cucina a Monbello. Certo. Eh? No. È Irla Monbello. Alex, esatto. A Monbello Massimo va là a ridere. Ora li capisco quelli che stavano lì. Si vedono ad abitare. Aspettate che il Bobo ha bisogno di ringraziare la tipa. Di mostrare... Grande! Dopo. Jack conquista ste tipe. Sì, sento, sono giovani adulte come lui, quindi l'età è quella buona. Sì, ma secondo me con Bobo ci starebbe bene. Onore al sudore, si può dire che Taribo ama la forma fisica, non esisteva sta cosa nel vecchio gioco, l'hanno messo poi dopo. Io The Sims lo devo poi riportare, perché c'è... Sì, giocalo su PC però, ti assicuro che è più decente. Attenzione, Taribo frega la tipa Bobo, incredibile. Arrivo, Incredibile, il gossip. Era terribile sta cosa. Allora, te lo spiego, Leonardo. Praticamente, perché uno dei progetti del 2020 era The Sims con la carriera di fifoni, cioè appassionati di FIFA o wannabe calciatori. Che vogliono fare wannabe calciatore. Sì. E a me fa ridere perché è divertentissimo. Vedete qui il Vamp che sta videogiocando a Tetris praticamente. Ma l'hai chiamato Vamp? Vamp. Vamp perché potrebbe confondere. Ma Vamp è bello perché Vamp. C'era la Vamp di Amici di Uomini e Donne, te ricordi, Cla? Chi era? Era quella bionda. La donna. Ah, Latina. Sì, Latina. Sì, c'è ancora Latina. Soprannominata la Vamp. Ah. Attenzione, Attenzione, il Bobo vuole baciare una donna. Bacia palle sto qua. Il Bobo. Ma come, non c'è più nessuna. Bisogna chiamarla, ce la chiamiamo. No. Diciamo di è un servizio con il video. Vabbè, dai, ma è importantissimo chiamare la tipa. Ecco. Esatto. Alla tipa, aspetta, la tipa Jack gli fa così. Uè, bella! Esatto. A me, tipo qualche mese fa me l'ha portata a casa una ragazza, la pizza. E... Tu l'hai baciata, Cla? Hai dato no. Un bacio. No, ho preso la pizza e ho detto ciao. Benissimo. Ma no, tanto la conosco, non è che so chi è. Vabbè, ciao, ci vediamo. Come si la pizza? Io penso che lei si aspettava il numero. Attenzione, Taribo vuole cucinare, oddio, vuole dar fuoco alla cucina. Guardava con aria molto strana, secondo me voleva il numero. Prima poi ci ho pagato, era sì, bravo, era affascinato. La persona pe... cioè, fa schifo. Già 3 anni fa era a rilento, ma immaginati oggi, ancora peggio. Che poi è assurdo perché ma un gioco... PC è fluido. PC è fantastico e pesa la metà. Qui pesa tipo 60 giga e su PC pesa sì, 20 giga. Sì, ma pesa 60 giga per le stesse cose. Per le stesse cose. Sì, 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 per delle cose che pesa 20 giga su PC. Attenzione, c'è il Vamp che non sta bene. Cosa è successo? Ha mangiato la torta che fa schifo. La torta che ti porta fa schifo. Bobo deve chiamare alle 10 di sera, deve chiamare Summer perché vuole sentire la sua voce.
Ma non perché gli piace lei, perché vuole avere una relazione. Vedete, Bobo nella vita lui vuole trovarsi una fidanzata e andare agli appuntamenti Grande, e che fare cose che non diremo pubblicamente, bella. ma. Jack, questa sera io ringrazierò per la verina. Stasera ringrazio anche io per chi è qua. Io la do il sole, Pacchetto giocatore io. Tozzi. Ringrazio molto di più anche chi sta vedendo le live. Sappiamo. Vediamo se cucina come giocava a calcio, speriamo di sì. Food Champions Tozzi, mamma mia, Guarda, che allora dopo ho che raccolato. guarda che pane, va che infarinatura, incredibile. Guarda, che roba, c'ha pure l'aglio, il piccante, il peperoncino sulla pane, fantastico. Ha acquisito abilità di cucina. Guardate, aspetta perfino il tempo prima di riprendere la roba da Che è cucinare. sta merda? Bilou. 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 Attenzione, a Ehi, disagio Bilou. perché ha fame, non vuole aspettare che finisca il timer. Il bobo che Rapidissimo. fa flessioni, fa piegamenti. Fa flessioni. Si dovrebbe dire piegamenti. Ciò che Alex non farà mai, ciò che Ma non è Piegamenti. vero, lui è palese. Perché Alex? Dai, Attenzione, Casales. abbiamo un problema serissimo. Il Vamp voleva videogiocare, non è andato a lavorare, neanche è andato a pisciare perché aveva voglia di giocare ai videogiochi. Era troppa voglia di videogiocare, non c'era voglia di andare a lavorare. Vi spiego che Quindi lavoro fa. piscia mentre gioca. Allora, lui fa assistente tramite chat, altro che babysitter, il Vamp sfrutterà la sua intelligenza sopra la media, ma bisogna vedere. Fa il... com'è che si chiamano? Tipo i call center. Esatto, per Il trascorrere, fare la guida virtuale, scoprire ed è nuovi... gol! Ma infatti, velato Forlan! Non sarcasmo, si ferma, non grande si ferma. sarcasmo. Attenzione, Leggi soddisfazione. Telegram. Un secondo, ti prego, vediamo un attimino che c'è una cosa da fare insieme. Soddisfazione del cliente. Un cliente insoddisfatto contatta Vamp. Ti leggo un rimborso per il suo nuovo smartphone. Cavolo, tizio, sempre te che ti. Quando vai dal tecnico. Vamp può rimborsare il cliente e tornare subito sul Quando va al gioco. tecnico, il tecnico si viene, lo vede entrare Oppure nel negozio e cercare di fa, calmarlo. oddio, fisum. Oppure cercare di calmarlo e di dare la risoluzione Alex. del problema. Che facciamo? Calmiamo il cliente? Io direi che è meglio non dargli soldi al cliente. Io calmerei. Fantastico, hai risolto i problemi di Calmiamo con Vamp. una Mamma tisana mia. drenante. Che È figo. quella che serve a te. Anche Quella che a me. serve Quanto a te. la vorrei una tisana io? Vorrei anch'io. Beh, Alessia. hanno visto Alex che faceva il sigma assoluto stasera Sì, attenzione Forlan ed è doveva. gol. No, palo, Attenzione! Madonna. Il Bobo si è tagliato un dito. Noi abbiamo visto che Tizio ha trattato bene Alex e ha guadagnato il suo rispetto assoluto. E Alex ha avuto una dichiarazione di amicizia sempiterna. Hanno fatto il coso del ditino, cioè che se tu non la rispetti dovrai mangiare mille aghi. È una cosa giapponese. Ma che bella idea, guarda. Al momento soltanto vi dico che lavoro fa il Bobo e anche Taribo. Gigolò, no. Consegnano nutrimento liquido Grande alle lavoro, stelle fra, grande lavoro. sportive. In pratica Ma quanto quello dura? io dipende. Io credo che è un bel lavoro quando una ricca ereditiera Sì. te Ti la paga. sposi, no? Te la sposi qualche mese, lei firma un foglio Sì. Per intanto che nel caso l'eredità. succedesse Sì. Esatto. qualche brutta roba. Ti lei ha visto tutto perché lui si è seduto in bagno, incredibile. Gli ha visto Si è seduto in il bagno. Diglett Chi era in bagno? perché fa la pipì seduto, lui insomma. sì, e fa la pipì seduto, certo. Ah, E lei gliel'ha Diglett voleva visto. qualcosa, no? Oh mio Non ho Dio! capito, la tizia dov'era? Era dentro il Era bagno perché in bagno. voleva pulirsi le mani, quindi. Vabbè, a sto E lui è andato punto, a... boh. Le ha visto il Diglett a sto Non punto, ho andiamo capito avanti. dove. Andiamo avanti, ho visto dopo il Diglett. Chiedi un appuntamento, proviamoci, dai. Oh, sente, ne vuoi uscire con me? What's up, Jim? Beringo! No, Ci sta? Ci sta? Ci perché? Perché sta? di Gretten. Attenzione, Ci sta. ufficiale, la signorina ha accettato l'appuntamento col Bobone. Quindi andiamo a fare l'appuntamento, questo gioco lentissimo. Lo giocherò da PC la prossima volta. Oh, GameCats! Grande GameCats! Incredibile, è un gamer a cui piacciono i gatti, incredibile, faccio shoutout, new. Un nome una garanzia. Certo. Se non è che si è fatto così, non è che. Confessa No, l'attrazione, ci siamo, eh? non lo conosco. Ragazzi. Ci siamo, ragazzi. Bobo glielo confessa. Grande Ciao, metto il gruppo. Alex. Grazie, Alex. Grande Bella tipa. Che dite? Il Bobo la bacia, si Sid prova. Meier, aspetta, Sid Meier, oddio. Sigmaier? Ma che Sid Meier? A Ha proposito, fammi detto Sid rompare la Meier! porta. La Dark Souls non fa lo stasera. Ma io non sto facendo Dark Souls, anch'io Rocket. Ah, meno male. Ma io ti ho detto, guarda, devo fare Rocket, devo fare quelle settimanali, va bene. Ci siamo, il primo Ma bacio. è...
Primo bacio del Bobo con Summer, vediamo se accetta. C'è la tipa che ci fa. Vediamo se ci sta. Ah, ragazzi, sì, ma... sì, sì, mi ricordo. Ah, non mi ricordo. Jack è arrivato. Arrivano le news di Google. Sì, tizio. Siamo stufi, siamo soddisfatti. Io mi... L'importante è che vi divertite anche voi, ragazzi. Che clack, riesco a farsi Rocket. Io veramente sto giocando a Rocket e non mi... E basta, quindi il divertimento fa male alla pelle. Ma Rocket è divertente. Sì, puoi fare il sondaggio. Sì. Allora, attenzione, suggerisci un sondaggio. Bobo o Taribo, va bene, accetto. Nagatomo, magari Nagatomo. Potrebbe essere uno spin-off bellissimo. Che sondaggio faccio? Cioè, che cosa faccio? Bobo o Taribo? È finito l'appuntamento, Bobo può tornare a casa. Dai. Ma anche... Sta qua, visto? E continua tutta la sera che c'è il braccio. Allora, Fabio, è Eiji, la solita Eiji. Vedi che piccolina lei. Compie 2 anni il prossimo mese. Oh, Blitz, che cavolo. Blitz è di là che balla Gloria Stefan. Non auguro mai bolla. Vado fuori dei tipi. No. Ma non vai fuori, adesso vieni cacciato da... essere cacciato da Clay è tipo un colpo... Un grande onore. Un colpo grosso, per citare una certa citazione. Un colpo grosso, Roberto Smaila che dice... Aspetta, voglio essere tipo... Voglio... Aspetta, voglio il no di Clay. Clay, ti voglio bene. No. No. Io no, grazie. Attenzione, no, promozione per Bobo. No, ho detto no. Ragazzi, detto Bobo no. È diventato assistente dello spogliatoio. È un no generico. No. Ma posso dire una cosa? Sì, assoluta. È dimostrato. Il di... Attenzione, il VAMP è controllo di qualità. Quindi praticamente quando avete i problemi al computer, sappiate che c'è il VAMP che vi sistema lui. VAMP è entrato nel magico mondo... carità, quello me lo danneggia. Magico mondo del controllo e qualità, dove lavorano gli eroi dietro le quinte del sviluppo del software. Gli eroi. È il mestiere perfetto per chi riesce a rompere comunque cosa tocchi. Ah, lui rompe, vi romperà le cose che tocca, ho capito? Sono contento? Ah. Ci sarà lui a rompere la roba. È un sinonimo proprio di qualità. Si sì, dice già che non è capace, infatti non sa programmare lui. Quindi programma delle cose, ma non è capace a programmare. Bene. E il suo incarico quotidiano è lì? Videogiocare. Ah beh, infatti lui invece di imparare a programmare deve giocare, quindi quando che fa come me e che dovevo migliorare a programmare, insomma, preferisco giocare. Ma cosa cambia dai? Ma cosa cambia dai politici a Roma? Tu hai imparato a fare le uova? Grande, Taribo. Grande, da fuoco ma comunque era cioè, è baffuto. C'è quella canadese e quella francese. Anche sopra. Fammi sentire cosa dice là, che è importante. No, quella di Borge, ti consiglio quella canadese, perché quella francese fa abbastanza odore. Sì, me l'ho sentita sta cosa, anch'io. Quella canadese è figa, me la sto scaricata. Ah, c'è degli ottimi attori, quella canadese. Sì, sono bravini, non sono male, molto bella. E io che guardo roba in costume di film, non è facile. Io sì, comunque io adoro Lost, mi sto rivedendo Lost, Seba sono di nuovo a vedere Lost. No, a me Lost, a me non piace. È troppo bello... Ha delle cose splendide, una puntata dove non posso fare spoiler. Puntata... Attenzione, Taribo è promosso assistente allo spogliatoio, anche Taribo promosso. Assistente con la saponetta. Stasera festeggiamo con la saponetta. La saponetta. La saponetta. Sai che ora fa il santone? Non qualche anno fa c'era gente su Yahoo che diceva... Perché siamo in chiusura, ragazzi? Io rimango qua. Siamo in chiusura perché va bene così, volevo finirmi Spider-Man ma sono al finale, non voglio spoilerare il finale perché non sono un disgraziato e perché mi fa schifo The Sims sulla PlayStation nell'altro.